Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. Intorno agli alimenti progetti di un'intera comunità, un esempio da seguire, Monbello, Giovanni Bosco presenta la pista ciclabile a portata di spese e Mauro Checchetto il progetto Monbello si cura. Passa dal cibo anche la conservazione del territorio che a sua volta condiziona la vita delle persone. Monbello di Torino, piccolo paese tra le colline più belle del capoluogo subalpino, con due progetti su misura, si propone come modello anche per realtà più grandi. Claudia Pregno. Il nome del progetto per una ciclovia davvero singolare, perché a portata di spesa. Ancora con il fiore, bene. Dai. Monbello di Torino, 450 residenti, un paese ancora incontaminato, dove la natura è vissuta fino in fondo da tutta la comunità come un bene prezioso da custodire. Per far sì che rimanga così com'è, sono stati ideati due progetti. Il primo, pista appunto, percorre un tratto di quell'antica via francigena che dal centro Europa portava a Roma. Il percorso ciclabile si snoda tra le colline torinesi, da Moncalieri a Castelnuovo Don Bosco, utilizza strade bianche, cioè dove non passa auto, quindi praticabili anche da anziani e bambini, perché sicure. E così, con una pedalata dietro l'altra, l'iniziativa raggiunge traguardi importanti. Andare in una cascina e poter comprare il formaggio, comprare il vino, comprare la verdura fresca. Il chilometro zero è quello che abbiamo a portata di mano e questo vogliamo valorizzare. Quindi la pista a portata di spesa aiuta l'economia locale, i produttori possono continuare ad investire nel territorio e lasciando l'auto a casa aiuta ad abbattere l'inquinamento. Significa prendersi una boccata di aria pura, significa fare attività fisica. Attività fisica che accompagnata da cibo sano permette di avere uno stile di vita buono. Inoltre la zona, ricca di storia e cultura, è riserva MAB, Uomo e Biosfera, il riconoscimento che l'UNESCO dà a quei siti che sperimentano un modello di conservazione della natura all'interno di uno sviluppo sostenibile. A dire, arrivano sempre più turisti che godono di paesaggi di rara bellezza e che sono ancor più da stimolo per l'economia locale, ma talvolta con sé portano anche problemi. Per prevenire danni ambientali è nato il progetto Monbello si cura, cioè si prende cura grazie al coinvolgimento di tutti i cittadini. A me è capitato più di una volta di vedere persone che passano con la macchina e buttano fuori il sacchetto dell'immondezia, non lo posso sopportare questo, andavo io a raccoglierlo, a prenderlo e a buttarlo nel cassonetto. In altre parole, un territorio bello, sano, pulito, da sicurezza e invoglia a mantenerlo bello, sano e pulito. È un progetto che ha costo zero, perché coinvolgendo le persone non si ha alcun tipo di spesa. Un ambiente sicuro aiuta l'aggregazione, la gente esce, si incontra, ha voglia di vedersi, vive la città, non la subisce, la vive.